Il Consiglio europeo che si apre il 24 e 25 poi ottobre a Bruxelles sarà l'occasione per iniziare a discutere di un'Europa diversa. Lo sarà per le questioni che il Consiglio aveva stabilito sin dal marzo scorso di porre in agenda: l'economia digitale, l'innovazione, l'unione economica e bancaria, temi centrali per risvegliare le energie dell'economia europea e per provare a riattivare la crescita che non c'è e di cui c'è bisogno. Ma lo sarà a maggior ragione perché nella sala del Consiglio entreranno per la prima volta il dolore, la morte, il senso di frustrazione e vergogna che la tragedia di Lampedusa ha recato e continua a recare con sé. Dinanzi a quel dramma non possiamo conformarci a quella globalizzazione dell'indifferenza sulla quale da Papa Francesco sono giunte parole durissime e appropriate. Ancor di più, non possiamo consentire che essa si trasformi nell'europeizzazione dell'indifferenza. L'Europa, per la sua stessa storia, per le sue più profonde e nobili ragioni fondative, non può stare a guardare. Se lo fa, l'Europa muore. Muore insieme alle centinaia di uomini, donne, bambini che perdono la loro vita mentre cercano un'occasione di salvezza o di riscatto, lontani, drammaticamente lontani dalla propria casa e dal proprio paese. L'Unione è stata distante per troppi anni. Oggi inizia a non esserlo più, forse,